sembra sporca. Scusa, posso dirti una roba, che c'è una maglietta da figo vero? E poi dietro. Grazie, grazie agli americani. No, c'è tutta la nazionale dietro. Guarda. Official Drivers, Schumacher. Chi è sto Schumacher? Marco Ardigò. Ardigò. E a chi ho? Edoardo. Sei tu? Sei tu. Bravo. Grande Edoardo. Quindi, squadrone, Tony Kart al massimo nel massimo della forma, qui hanno un altro sticker attaccato, e un Ardigò che si sta comportando bene, ma non è al massimo, perché ha avuto anche qualche problemino in gara. Raccontaci un po' cosa è successo tra ieri e oggi. Ardigò si sta comportando bene, perché insomma... Te lo sto facendo, sì. Mazzo. Mi sto impegnando parecchio, insomma, per cercare di recuperare qualche posizione per domani. Posso dire, davanti ci sono sempre tutti i motori Savard, quindi comunque sempre difficile per lui, insomma, rimontare e cercare di limare dei decimi, però insomma ce la sto mettendo tutta per poter quantomeno partire più avanti. Poi chiaramente penso che sarà dura comunque la finale, però abbiamo migliorato, insomma. Rispetto all'anno scorso è cambiato qualcosa, anche a livello di pista forse. La pista è completamente diversa dall'anno scorso, questo è vero. E cos'è cambiato di più dall'anno scorso? Che ci sono più piloti Texav? Cioè, io noto questo, insomma. Prima arrivano loro e poi ci siamo noi. Anche se, devo dire, l'ultima manche che abbiamo fatto... Sei andato? Sì. Parto dodicesimo, insomma, è un cittadino, non è molto facile sorpassare. Sono arrivato sesto. Come tempi non siamo lontani, chiaramente dobbiamo partire là davanti. E cosa sareste contento domani? Sì, no, cioè bisogna essere realisti su quello che stiamo facendo. Abbiamo migliorato, stiamo andando meglio, però chiaramente è dura per domenica. Questo è ovvio, come sempre tutte le domeniche è dura, però ultimamente il KZ, insomma, abbiamo qualche problemino in più adesso. A livello invece di gara, cos'è la cosa più difficile, il momento più complesso, la partenza, il sorpasso in genere? La partenza, i primi due giri, cioè non sono abituato neanch'io così, nel senso a una giungla che del genere. Entrano a destra, a sinistra, poi mi è passato. Ho visto una foto di KSP, praticamente ho un musetto di Guemi. Giro for West. Dopo in America. Esatto, in America. Bella. Ho rovinato l'intervista. Senti Ronnie, io ti dico una cosa, tu sei licenziato, ma una volta per due ti ha rovinato l'intervista. È una battuta così? Lo licenzio. Tu ti devi licenziare da solo, devi dare le dimissioni. Perché io non posso tenere, caspita, ma così. Non posso tenere, ma stai registrando. Sì. Sei licenziato, ufficiale.